Radio Radicale, siamo con Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, per parlare con lui dell'iniziativa che avete fatto oggi qui sulla cannabis. Allora, il tema era uscito dalla campagna elettorale, ci è rientrato nei giorni scorsi dopo che Calenda ha ricordato che quando era ragazzo si faceva un sacco di canne. Allora, voi come l'avete affrontato? Ma innanzitutto bisogna rilanciare questa battaglia estremamente importante e tutti i partiti dovrebbero ricordare, lo so che non siamo solo noi, ma noi oggi l'abbiamo voluto fare con questa iniziativa, portando la cannabis qui a Montecitorio, che legalizzare la cannabis, depenalizzare è il più In che senso alto. avete portato la cannabis? L'avete portata materialmente? Sì, cioè, vuole che gliela faccio vedere? Ma è un più della dose consentita? Siamo, attenzione, Siete lì? Ho siamo là. capito. I E carabinieri che sono qua dietro non hanno fatto niente. vabbè, non è un problema nostro. Detto questo, sarebbe la depenalizzazione, la legalizzazione sarebbe il più alto provvedimento di confisca, ovvero una grande patrimoniale contro la mafia, 7 miliardi di euro. Non possiamo continuare a vedere giovani, ragazzi e ragazze nelle carceri italiane per piccole quantità o per piccolo spaccio legato alla cannabis. Insomma, questo è un paese che deve combattere il grande traffico, non può mandare in galera giovani e comunque sia aiutare la mafia a incrementare la loro ricchezza. Allora, secondo lei Letta è favorevole? Allora, Di Maio gli abbiamo fatto una domanda noi, la conferenza stampa che ha fatto mercoledì, lui ha detto che è favorevole per l'uso terapeutico. Credo che più Europa sia favorevole. Insomma, bastate? Calenda è contrario? Calenda è contrario, ma Calenda cambia idea a seconda di chi è vicino, un po' come Zelig, non so se ci ricordiamo il film di Woody Allen. Quando stava con Emma Bonino era antiproibizionista, adesso che sta con la Gelmini è diventato proibizionista. Addirittura immagina le multe per chi si fa le canne. Insomma, è un personaggio, devo dire, che si commenta da solo da questo punto di vista della coerenza. Non so se bastiamo, ma è molto importante costruire nel paese quel consenso che c'è, perché ad esempio la raccolta di firme che ha fatto l'associazione Luca Coscioni, ad esempio Marco Cappato, sulla cannabis e non solo, dimostra che nel paese c'è una volontà di andare in questa direzione. Insomma, c'è una differenza forte tra partiti e paese reale. Insomma, questo secondo noi è importante portarlo a partire da questa campagna elettorale e in Parlamento. Senta, come sta andando la campagna elettorale della coalizione? Insomma, mi sembra che Letta abbia qualche difficoltà, che sta in questo momento correggendo. Allora, temete che il Movimento 5 Stelle, diciamo, superi da sinistra il Partito Democratico? Ma quello che fa il Partito Democratico, non so, questa tra l'altro non è una coalizione, un'alleanza, perché il sistema elettorale del Rosatellum prevede questa distorsione. Per quanto riguarda chi è che ha più sinistra, io voglio ricordare che il Movimento 5 Stelle è quello dei decreti Salvini, dei decreti sicurezza, quella della foto ricordo di Conte insieme a Salvini, che ha consentito ai migranti di non poter essere salvati in mare e che ha criminalizzato le ONG che salvavano i migranti in mare. Oppure quel Conte che ha approvato quel piano energia e clima che non rispettava gli obiettivi climatici, oppure che ha autorizzato la dispersione dei fanghi tossici nei suoli agricoli, contenente diossine, idrocarburi, metalli pesanti. Insomma, c'è una modalità per nulla coerente di chi oggi si professa progressista ecologista a partire dal Movimento 5 Stelle. Che succede questa settimana sul decreto aiuti? Lei non è in Parlamento, però questo aiuterà ad aumentare o meno l'affluenza alle urne se il Parlamento offrisse uno spettacolo, diciamo, non decente di fronte a 17 miliardi di aiuti. Io penso che quel decreto debba essere convertito perché ci sono interventi che riguardano, diciamo, il caro energia, seppur estremamente parziali, come ad esempio oggi dimostra la dichiarazione di Cingolani, che si è detto favorevole al nucleare e subito applaudito da Salvini. Non c'è un provvedimento da parte di questo ministro che sblocchi le rinnovabili, come hanno fatto i commissari sui rigassificatori, non ha voluto fare il commissario sulle rinnovabili. Mentre Germania e Portogallo vanno spediti verso l'autonomia energetica basata sulle rinnovabili, il ministro è il leader di questa campagna di disinformazione e di denigrazione delle rinnovabili in questo paese. È completamente inaccettabile, proprio al
servizio della lobby del fossile nuclearista. Senta, secondo lei Draghi si presterà all'ipotesi di uno scostamento di bilancio, o è giusto che se ne prendano la responsabilità Calenda, Salvini e chi lo chiede? Guardi, noi siamo assolutamente d'accordo con la posizione del Premier Draghi. Bisogna evitare lo scostamento di bilancio, perché questa crisi non la può pagare, non la possono pagare le future generazioni, perché questo debito significa poi tagli ai servizi pubblici essenziali e quindi alla vita quotidiana del nostro paese. Bisogna avere il coraggio di prendersi gli extra profitti, e devo dire che Salvini e la destra di questo non ne parlano, perché sono deboli con i forti e forti con i deboli. Senta, ultima domanda, l'offensiva ucraina che sta rendendo le cose difficili a Putin ha fatto anche in qualche modo abbassare il prezzo del gas. Allora, Conte ha detto che lui sta dalla parte degli ucraini. Allora, volevo sapere se questa posizione sulle armi è rivedibile rispetto a come la pensavate, visti i risultati che stanno ottenendo gli ucraini. Guardi, noi inizialmente abbiamo sempre avuto una posizione all'inizio del conflitto che era quella di sostenere la resistenza ucraina. Quello che abbiamo posto è la necessità di evitare che questo conflitto si trasformi in un conflitto di lunga durata, e quindi di capire attraverso il consenso sempre del popolo ucraino e di chi lo rappresenta, e quindi del governo ucraino, quali sono le condizioni per arrivare a un cessate il fuoco, e quindi attraverso una negoziazione che per noi non può che non partire attraverso la ripresa degli accordi di Minsk, che fallirono per una serie di considerazioni. Quindi da questo punto di vista noi sappiamo benissimo che c'è un aggressore e c'è un aggredito, e siamo dalla parte ovviamente di chi è stato aggredito. Senta, l'ultima cosa, se Salvini si sfila dalla Meloni dopo il voto, secondo lei la Meloni riuscirà a trovare altri alleati? Ma guardi, col sé non si può fare nessun tipo di ragionamento, bisogna vedere le elezioni, e noi siamo impegnati per far ottenere all'Alleanza Verdi e Sinistra un ottimo risultato. Abbiamo segnali veramente importanti da questo punto di vista. Per l'Alleanza o per voi? Intanto inizio per noi, perché siamo in una situazione di lista, insomma, e da questo punto di vista siamo impegnati a fare quel sorpasso. Noi vogliamo fare un sorpasso, indovini perché? Il sorpasso con Azione Calenda, e noi siamo convinti che riusciremo a fare elettoralmente questo sorpasso. Bene, grazie Angelo Bonelli.